Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video a tema Marvel. Oggi vi porto un nuovo video dedicato alle teorie e nello specifico andremo a parlare del Tribunale Vivente, come vi avevo annunciato nel video dedicato alla settima gemma dell'infinito, che vi è piaciuto tantissimo. Quindi godetevi il video e buona visione! Ormai da mesi si vocifera che Thanos non sia la vera minaccia nel prossimo Avengers Endgame, ma bensì che vedremo una minaccia ancora più grande e potente del Titano Pazzo. Non abbiamo mai avuto nessuna precisa conferma riguardo questa possibilità, se non da alcune action figure dedicate a Thor e Rocket, la cui scatola recita così. L'asgardiano Thor brandisce il potente Stormbreaker nella sua battaglia contro nuovi nemici. Rocket si allea con un nuovo equipaggio per proteggere la galassia da una minaccia ancora più grande. Per quanto riguarda il nuovo equipaggio di Rocket, probabilmente si sta parlando semplicemente degli Avengers. Però invece, per la nuova minaccia, di chi stiamo parlando? A novembre 2018, quindi dopo l'uscita di Avengers Infinity War nelle sale, i Marvel Studios, e non i Marvel Comics, ma bensì i Marvel Studios, ossia gli stessi studios che gestiscono i film del Marvel Cinematic Universe, hanno pubblicato nelle librerie una novella, che sinceramente non so se sia giusto chiamarla così, comunque è una storia che racconta le origini di Thanos e che si chiama Thanos, Titano Consumato. Come vedete è davvero un bel libretto, che racconta moltissimo riguardo le sue origini, riguardo le gemme dell'infinito e davvero tanto tanto altro. E nel caso in cui foste interessati ad acquistarlo, vi lascerò il link qua sotto nella descrizione. Comunque all'interno del libro ci raccontano di come Thanos sia venuto a conoscenza dell'esistenza delle gemme e di come gli fu spiegato che essendo oggetti troppo potenti sono stati nascosti e che inoltre i celestiali ed altri esseri superiori le tengono costantemente d'occhio da lontano. Purtroppo, mentre inizialmente questo libro fu dichiarato canonico all'interno del Marvel Cinematic Universe, poco prima dell'uscita i Marvel Studios dichiararono che l'autore aveva frainteso, rendendo quindi il libro non più canonico. Ma come mai tutto ciò? Gli studios hanno lavorato a stretto contatto con lo scrittore, quindi come mai ad un certo punto hanno deciso di distaccarsi da esso? Magari perché all'interno ci potrebbe essere un qualcosa di vero che potrebbe darci qualche indizio su Endgame. Allora, tornando al discorso di prima, i celestiali sono stati già introdotti all'interno del Marvel Cinematic Universe in Guardiani della Galassia Volume 2, grazie ad Ego, ossia il padre di Peter Quill. Mentre invece, per quanto riguarda gli esseri superiori ai celestiali, non ne esistono molti, ma uno di essi è il Tribunale Vivente, che già sappiamo esistere all'interno del Marvel Cinematic Universe, grazie ad una frase pronunciata all'interno del film di Doctor Strange. Questa è una reliquia. Alcune magie sono troppo potenti da sopportare, così ne impregniamo gli oggetti per sostenere lo sforzo a noi insostenibile. Questo è il bastone del Tribunale Vivente. All'interno dei fumetti, il Tribunale Vivente è il secondo personaggio più forte mai creato dalla Marvel, rimanendo dietro solo al Supremo. Il suo ruolo fondamentale è quello di mantenere l'equilibrio tra la nostra dimensione e tutte le altre, svolgendo il ruolo di giudice, giuria e boia, con tre volti semicoperti chiamati equità, necessità e vendetta. Beh, probabilmente l'utilizzo di 6 gemme dell'infinito con il conseguente schiocco di Thanos hanno sicuramente modificato l'equilibrio cosmico, attirando di conseguenza l'attenzione del Tribunale Vivente. Ma partiamo dall'inizio. La sua prima apparizione fumettistica avvenne nel numero 157 di Doctor Strange. In questo racconto, che si divideva anche in altri numeri, si raccontò che dalla dimensione oscura, che è stata già introdotta in Doctor Strange, uscì Umar, sorella di Dormammu, che decidette di attaccare la Terra. Doctor Strange quindi decise di recarsi in un'altra dimensione con lo scopo di attirare un mostro mistico chiamato Zom, farlo venire sulla Terra e di conseguenza sconfiggere Umar. Il suo piano funzionò, ma purtroppo alla fine di tutto Zom scatenò un flusso di malvagità che si diffuse in tutto il pianeta. Proprio lì comparve per la prima volta il Tribunale Vivente, che sgridò Doctor Strange e gli comunicò che a causa sua e a causa del flusso di malvagità che si sarebbe diffuso anche in tutto il resto dell'universo, il Tribunale Vivente sarebbe stato costretto a distruggere il pianeta Terra. Strange tuttavia riesce a convincere il tribunale del fatto che lui sia in grado di risolvere il tutto da solo, ottenendo una tregua temporanea. Ora non ci focalizziamo sulla storia nel dettaglio, ma pensate a come il Tribunale Vivente voleva punire la Terra perché a causa del suo maestro delle arti mistiche, ossia Doctor Strange, si stava diffondendo questa malvagità in tutto l'universo. Quindi immaginate se all'interno del Marvel Cinematic Universe il Tribunale Vivente volesse distruggere la Terra perché Doctor Strange e i Vendicatori non sono stati in grado di fermare la malvagità di Thanos,
Thanos, che ha scioccato le dita, modificando di conseguenza l'equilibrio cosmico. Come detto anche da Doctor Strange a Tony durante Infinity War, il suo compito è quello di proteggere la nostra realtà. Quindi, in quanto tale, sarebbe la persona più adatta dalla quale il Tribunale Vivente dovrebbe recarsi per discutere di questa situazione. Beh, se non facciamo il nostro lavoro... Quale sarebbe il tuo, oltre fare gli animali con i palloncini? Proteggere la tua realtà, imbecille. L'anno scorso, infatti, fu anche confermato che Doctor Strange avrebbe avuto in Avengers Endgame una scena insieme ad un personaggio creato completamente in CGI, quindi completamente al computer. Inizialmente si puntò il dito verso Dormammu, dato che era l'unico personaggio completamente in CGI che avesse un legame con Doctor Strange. Tuttavia, poi però, ci si spostò verso il Tribunale Vivente. Non solo perché, come detto prima, è stato già introdotto all'interno del Marvel Cinematic Universe grazie ad una frase pronunciata all'interno del film di Doctor Strange, ma anche perché grazie a ciò hanno creato un diretto collegamento con Doctor Strange, che di conseguenza potrebbe anche spiegare l'apparizione confermata dell'antico all'interno di Endgame. L'introduzione del Tribunale in questo preciso momento in cui Marvel Studios stanno andando sempre di più verso le storie cosmiche può essere davvero utile perché, come detto, il Tribunale Vivente ha il compito di mantenere l'equilibrio in tutto il multiverso, con le varie realtà parallele che lo compongono, introducendo quindi ancora di più il concetto di multiverso all'interno del Marvel Cinematic Universe. Ma se la grande minaccia in arrivo non fosse direttamente il Tribunale, ma fosse un qualcuno che è stato inviato dal Tribunale verso la Terra? Nei fumetti di Infinity Gauntlet, che si vocifera essere il titolo originale del film prima che Zoe Saldana lo spoilerasse durante un'intervista, un'entità cosmica chiamata Eternità parlò con il Tribunale Vivente dicendogli che era ingiusto il fatto che Thanos avesse il guanto dell'infinito con tutte le 6 gemme e di conseguenza lui voleva intervenire per fermarlo. Eternità, per chi non lo sapesse, all'interno del Marvel Cinematic Universe è una delle 4 entità che hanno forgiato le gemme dell'infinito, entità delle quali tra l'altro si parla anche nel libro che vi ho mostrato prima. È interessante anche sapere che nei fumetti il Tribunale incarica Adam Warlock di creare un'organizzazione chiamata Infinity Watch, che in italiano credo si traduca in Osservatorio dell'Infinito, il quale aveva il compito di impedire l'utilizzo delle 6 gemme dell'infinito tutte insieme. Sempre nei fumetti, però, esiste una versione alternativa di questo Infinity Watch, gestita da Doctor Strange. Quindi magari, alla fine di Endgame, gli Avengers verranno incaricati dal Tribunale di creare questo Infinity Watch per salvaguardare sull'utilizzo delle gemme ed impedire che un qualsiasi altra persona o un qualsiasi altro essere del cosmo possa utilizzarle esattamente come ha fatto Thanos. Ipotesi che si andrebbe anche a ricollegare al mio pensiero che i Marvel Studios non distruggeranno le gemme dell'infinito in questo film. Comunque, ormai Endgame è dietro l'angolo, quindi tra pochissimo scopriremo tutta la verità. In ogni caso, fatemi sapere nel sondaggino che trovate qua sopra nelle schede se in un futuro sareste curiosi di sapere di più riguardo Eternità, l'origine delle gemme dell'infinito e soprattutto le origini di Thanos e la sua caccia alle gemme. E fateci anche sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate di questa teoria. Quindi, io vi do appuntamento ad un prossimo video in streaming su Twitch e noi ci vediamo tra le stelle. Scatush!